quell'istituzione potrà operare. Faccio un esempio: se abbiamo visto il Niulli ha una grande attività per quanto riguarda gli interventi di prostata, di utero, eccetera, beh, è giusto che si doti di una biologia molecolare che sia, ad esempio, funzionale a quell'approccio nel genito urinario e nel ginecologico. Così anche una biologia molecolare di un centro che ha una attività elevata per colorretto, gastrico, eccetera, deve avere una biologia molecolare dedicata, perché solo così noi riusciamo ad ottenere standard come quelli che la dottoressa Stefania Tommasi ottiene oggi qui all'oncologico, io Renata Dicchio a Foggia. Dobbiamo selezionare, perché poi c'è tutto un altro settore che è lo studio delle malattie renofamiliari e quindi la ricerca di mutazioni BRCA, l'individuazione di sindromi particolari, la sindrome di Lynch e tutt'altro. Quindi c'è una maggiore, quindi questo tavolo di biologi molecolari che andremo ad istituire rapidamente deve individuare chi e che cosa fa quel centro, perché solo così riusciamo a dare un'organizzazione migliore anche in questo campo nell'era della medicina di precisione. E devo dire che oggi la Puglia sotto questo punto di vista non è messa male. Se pensiamo che in altre regioni la biologia molecolare è una chimera, oggi in Puglia abbiamo centri qualificati che erogano sul territorio una oncologia e collaborano a far sì che questa oncologia sia sempre di più di precisione. Grazie, grazie Zurico. E allora ora riportiamo la discussione dando la parola ai coordinatori e iniziando da Pisconti, che ha sottolineato per primo il Giovanni Gorgoni e poi Zurico, ha creato questo miracolo di Taranto con un'attività di slancio del coro che ha garantito i 300 accessi. Ma lo dicevamo in apertura, c'è anche un'altra questione fondamentale che è affidata a Pisconti, e cioè dicevamo della cronicizzazione delle cure oncologiche. Cronicizzazione delle cure oncologiche significa anche poi creare un legame forte, una struttura organizzativa sul territorio, e Pisconti ha fatto delle importanti riflessioni anche su questo. Grazie Daniele per l'introduzione, per le parole che mi hai riservato. Nulla di trascendentale, nulla di sorprendente, ma soltanto la consapevolezza di poter tradurre attraverso un lavoro di squadra i dettami normativi in una realtà minata come quella tarantina, per cui bisognava dare uno slancio in più nel tentativo di costituire una sorta di alleanza sociosanitaria con la comunità di Taranto, attenzionata da tanti anni per problematiche ambientali a noi tutti nota. Io mi dovrei occupare di coro, dovrei occuparmi di coro, ho creduto in questo organismo, che è stato già detto dal dottor Gorgoni in presentazione, che è uno dei pilastri, sarebbe meglio declinabile come la porta d'ingresso alla rete oncologica, quindi la vetrina di presentazione, da qui la necessità di mettere insieme passione, energia, sforzo, slancio, professionalità, per essere attrattivi, competenti e quindi creare condizioni di fiducia nei riguardi di questa offerta sanitaria. Il coordinamento a me affidato è quello ionico-adriatico, qui ho messo quello che è già arcinoto, il numero verde della rete oncologica 818 50 03, e poi abbiamo voluto, proprio per avere maggiore traduzione, dare, costituire un numero diretto del coro. Relativamente ai quattro coro della mia macroarea, quello di Taranto 45 85 734, Francavilla Fontana, Castellaneta, e siamo con il dottor Cinieri in procinto di attivare a breve, insomma, anche Brindisi.
iniziative affidate al coro. Quali sono queste iniziative che istituzionalmente sono state declinate a questo organismo della rete oncologica? Promozione dell'attività all'interno dell'azienda e sul territorio, adesione ai progetti della rete oncologica della Puglia, formazione del personale dedicato, comunicazione costante con gli altri coro, altrimenti va a snaturarsi il senso della rete. Rendiconto periodico sulle attività svolte con misurazione degli indicatori di processo. Quali sono le modalità di accesso al coro? Le abbiamo già viste, ma traduciamole. Medico di medicina generale, lo specialista territoriale ospedaliero che formula la prima diagnosi o sospetto diagnostico di cancro. Ma anche lo stesso paziente come accesso diretto, dicevamo nella slide precedente, o ricorrendo al numero verde regionale o al numero territoriale del coro. Provengono e pervengono al coro anche pazienti o cittadini, più che pazienti, che sono affidati ai programmi di screening oncologico. In occasione del primo contatto, il coro fissa una prima consulenza, che si traduce in valutazione della documentazione sanitaria, compilazione di una scheda, preparazione delle impegnative, prenotazione degli esami finalizzata ad attivare la vera presa in carico del paziente stesso. Quindi devono orientare e supportare l'ingresso dei nuovi pazienti in questa rete oncologica regionale, indirizzandola per esempio ai gruppi di patologia interdisciplinare. È un primo snodo posto accoglienza. Assicurare cioè l'avvio della presa in carico e tenere traccia dell'intero percorso diagnostico-terapeutico, fungendo anche da punto di riferimento per il disbrigo delle pratiche amministrative connesse al percorso di cura. Fungono pertanto da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona malata attraverso funzioni di raccordo con gli altri coro e con i restanti elementi costitutivi della rete. I gruppi di patologia che abbiamo subito attivate nel Dipartimento Ionico-Adriatico sono questi: mammella, colorretto, urologico, utero, polmone. Per quanto riguarda Taranto o Torino, era insistente e iniziato nel 2010 con il Dipartimento Testacollo. Brindisi ha attivato. Brindisi è invece ancora più storico, dal 2003. Questi sono quelli, e per Taranto ho indicato anche la periodicità di incontro che abbiamo. I requisiti organizzativi del coro. Qual è la dotazione minima di personale per lo svolgimento delle attività di cui prima? Medico-oncologo, a cui è affidata la responsabilità gestionale del coro, uno psico-oncologo, un infermiere professionale con funzioni di care manager, un amministrativo con funzioni di lettore dati, quindi data entry, un assistente sociale, uno o due volontari. Il medico-oncologo, abbiamo detto, che è il responsabile gestionale dell'attività. Effettua quindi la prima consulenza attraverso un colloquio con il paziente e la valutazione delle necessità anche sulla scorta degli input infermieristici che poi adesso andremo a declinare successivamente. Valutazione della documentazione sanitaria che viene prodotta, redazione dell'impegnativa per l'esecuzione degli esami, agevolazione del raccordo tra il paziente e relativi servizi distrettuali per l'accesso ad ausili protesici, a dispositivi medici correlati alla patologia neoplastica. Dissipazione di tutti quei dubbi ipotetici che possono essere palesati dal paziente sul modello del consenso informato, nell'esecuzione dell'esame o delle procedure specifiche. E poi partecipare alle riunioni di cui parlavamo prima, rendiconto con cadenze prestabilite sulle attività dei gruppi di patologie integrate, infra ed intraaziendale ed interaziendale, e rendicontazione con cadenze prestabilite sulle performance e sulle attività del coro. Noi abbiamo voluto declinare subito, avevamo una cartella clinica informatizzata in attesa che si vada poi a completare l'assetto organizzativo informatico che vedrà in rete tutti i coro, ma noi abbiamo subito tradotto con quella che avevamo. Questa è una cartella clinica informatizzata e l'attività del personale, avevamo elencato quali erano le figure costitutive. Ovviamente questo è lo standard, quello che è previsto dall'atto di delibera di giunta regionale, ma è un work in progress. Per esempio noi a Taranto vorremmo da qui a poco, in sintonia e in accordo con il dottor Silvano, per esempio elaborare anche una sorta di integrazione con il radioterapista oncologo che farebbe parte del coro e potrebbe essere utile per tutte quelle necessità che hanno bisogno di una consulenza immediata o di un trattamento in unica soluzione
per una lesione metastatica ossea, per esempio, quindi questo alleggerirebbe anche quel percorso che ha declinato successivamente all'incontro o al percorso che l'oncologo ha stabilito. Quindi questo è il modello iniziale, ma ciò non toglie e già siamo in fase di intesa per attivare questa cooperazione nell'ambito del coro con la radioterapista oncologo. Lo psico-oncologo, parte integrante della struttura organica del coro, quindi svolge il counseling con tutti i pazienti che presentano un'indicazione specifica, adesso vedremo come nasce questa indicazione specifica, sulla base dell'indicazione dell'infermiere. E pianificazione dell'infermiere e del medico, chiaramente, pianificazione delle sedute periodiche in funzione della complessità del paziente e della fase di malattia. E questa è una scheda che noi abbiamo voluto, e la psicologa chiaramente ha voluto così, mettere in essere riguardo la valutazione psicologica con tutti gli item che sono indicate in queste tre schede. Alla fine c'è la conclusione, la valutazione conclusiva psicologica con il programma, il diario di sedute che vengono stabilite. Il personale infermieristico, abbiamo detto che ha una funzione anche di care manager, quindi quali sono le funzioni? Accoglienza del paziente, preaccettazione dei pazienti, colloquio con il paziente, consegna delle impegnative e dei moduli per l'esecuzione degli esami, consegna del questionario, collezione di referti, monitoraggio della presa in carico, collaborazione alle rendicontazioni trimestrali, partecipazione alle riunioni o eventi informativi. Abbiamo anche una cartella clinica informatizzata, infermieristica, abbiamo, perché chiaramente devono matchare poi le varie cartelle, perché poi alla fine vedrete come abbiamo voluto anche elaborare la trasmigrazione dei dati per avere un'utilità degli stessi. E questa è la valutazione infermieristica che abbiamo messo a punto a Taranto con degli item che qui sono rappresentate. Ci sono diverse aree che vengono prese in considerazione, l'area biologica, l'area psicologica psichiatrica e l'area sociale. Valutazione del dolore, non poteva mancare, è un obbligo di legge, la legge 38 ce lo impone e quindi l'abbiamo voluta mettere insieme in questi documenti, in questo carteggio di accoglienza del paziente al coro, con le varie intensità, le scale e le conclusioni degli stessi. Non poteva mancare la valutazione geriatrica che noi abbiamo predisposto per i pazienti con età superiore a 75 anni, con le varie domande cui il paziente deve rispondere e poi con uno score system di valutazione del punteggio e quindi di affidamento. Valutazione del patrimonio venoso è un'altra scheda che abbiamo noi introdotto, perché se il paziente è elegibile a un trattamento di chemioterapia, sin da subito si deve tracciare quel percorso per non avere poi lungaggini nel posizionamento di CVC e quant'altro. Alla fine poi viene stilata la necessità o meno di avere un supporto di tipo accesso venoso. Il personale amministrativo. Cosa fa il personale amministrativo? Abbiamo detto risposta al numero verde della ROP o al primo contatto. Prenotazione degli esami, gestione della procedura di assegnazione di esenzione ticket. Noi a Taranto abbiamo già predisposto un corso formativo del personale amministrativo che consente già di rilasciare l'esenzione ticket. Abbiamo già rilasciato esenzione ticket 048 e quindi abbiamo creato condizioni di agibilità e di facilitazione a queste pratiche. Contatto con i servizi distrettuali per la gestione degli ausili protesici, tenuta di aggiornamento dei contatti, indirizzo email, numero del telefono, tenuta della documentazione del fascicolo sanitario del paziente. Stiamo già provando a tradurlo. Ho incontrato l'altro giorno il rappresentante di medicina, dei medici di medicina generale, e abbiamo così inteso tradurre la costituzione del fascicolo sanitario del paziente. Rendicontazione trimestrale del coro e partecipazione alle riunioni o eventi formativi locali. Abbiamo detto che il data entry aveva l'obbligo o la funzione o il compito di dare delle prenotazioni, di facilitare le prenotazioni degli esami diagnostici. Abbiamo creato delle agende criptate che sono sostanziate in questa leggenda: numero 3 mammografia alla settimana, 12 ecografia alla settimana, 3 risonanze magnetiche alla settimana, 6 TAC alla settimana, 2 gastroscopie, 2 colonoscopie, 2 broncoscopie. L'esenzione ticket, ve lo dicevo, come avviene. Poi un'altra funzione che abbiamo voluto: se in rete dobbiamo creare il raccordo con i nodi, il registro tumori deve essere implementato. Bene, noi abbiamo creato nel sistema informatico una operatività che trasmigra direttamente in real time i dati del paziente, quindi le patologie, sul registro tumore.
Quindi registro tumore e nello stesso momento ha il dato aggiornato. L'assistente sociale. Qual è la funzione dell'assistente sociale? Colloco con tutti i pazienti che presentano indicazione specifica sulla scorta della scheda di fragilità. In funzione della fragilità sociale, attivazione dell'assistente sociale del comune, raccordo e contatto periodico con gli assistenti sociali del comune afferente al coro per monitoraggio della presa in carico del paziente stesso. Il volontariato. Ecco, qui abbiamo fatto veramente quello che si dice, che dicevo prima, un'alleanza sociale. C'è stata un'adesione massiccia da parte delle varie associazioni di volontariato oncologico. Abbiamo già avuto i primi incontri, ci sono stati due incontri importanti. Lunedì partiremo col corso di formazione a chi ha dato l'adesione. Ogni associazione ha dato le adesioni, costituiremo dei turni e io mi impegnerò a fare il programma formativo. Quindi quali sono le funzioni? Collaborazione in termini di accoglienza e ascolto degli utenti, facilitazione dei contatti, rilevazione dei bisogni specifici e particolarmente impattanti sulla qualità di vita del paziente, sensibilizzazione e informazione allargata ai familiari degli utenti sulle iniziative regionali di screening e sui percorsi di prevenzione, somministrazione di questionari o checklist specifiche per la valutazione di aspetti di umanizzazione delle cure nella rete e supporto ai pazienti nella compilazione di questionari anonimi sulla qualità delle cure, anche con un focus su particolari fasi del percorso. E vediamo qual è la valutazione della qualità. Noi abbiamo così mutuato da altri servizi, da altre realtà insistenti in Italia, dei questionari che noi consegniamo chiaramente al paziente, che può compilarlo in maniera diretta oppure con l'ausilio di un parente, di un genitore, di un altro che cui dà delega e che risponde a diverse domande, come valuta la facilitazione di accesso all'ospedale, quindi in senso generale, come valuta l'accoglienza del servizio, come valuta la professionalità della professionale medica, del personale infermieristico e del personale amministrativo, sì, e poi con un giudizio, con un giudizio complessivo. Questa è l'ultima diapositiva per dire quello che è avvenuto: 301 prime visite fino avanti ieri, 109 rivalutazioni prime visite, quindi completamento diagnostico attraverso le agende indicate, in attesa, e i tempi di attesa sono questi, 24-48 ore. Complimenti per questa attività, un applauso meritato. Ma ora questo discorso sui coro giustamente viene proseguito da Caetano Di Rienzo, perché il coro che è guidato da Silvana Leo a Lecce ed è da poco stato istituito, ha già avviato un'azione importante. E vediamo se le regole dei coro del Salento sono uniformate rispetto a quelle di Taranto. Grazie Daniele, saluto le tante amiche e amici presenti qui in aula. Ricordo che questo, che l'IRCCS oncologico è ospitato in quello che per oltre 50 anni è stato l'ospedale Cotugno, ospedale in cui ho lavorato dopo la specializzazione in clinica chirurgica al Policlinico diversi anni nella chirurgia toracica di Franco Carpagnano. E niente, veniamo un po' alla situazione presente, quindi la situazione dei centri di orientamento nel Salento. Nel Salento ci sono 5 centri di orientamento oncologico: Gallipoli, ospitati tutti negli ospedali di Gallipoli, Casarano, Tricase, che è un ente ecclesiastico, Scorrano e l'ospedale Fazzi. Per quanto riguarda i Fazzi, naturalmente è il centro con maggiore affluenza di pazienti, con una completa presenza delle branche specialistiche chirurgiche e oncologiche. È stato Giovanni Gordoni, vi abbiamo mostrato alcuni dati, da cui si evidenzia che nel 2018 per esempio la chirurgia toracica di Lecce è stata quella a maggior impatto, a maggior numero di pazienti trattati in tutta la regione Puglia. Vi aggiungo che la chirurgia toracica di Lecce è al terzo posto in Italia, dico terzo posto in Italia, per quanto riguarda il trattamento mini-invasivo, lobectomie polmonari, del tumore polmonare. E aggiungo anche che Fazzi di Lecce e Monaldi di Napoli sono le uniche due strutture in tutto il sud Italia, tra le prime 25 d'Italia,
prime di tutte le chirurgie toraciche milanesi. L'accenno a Milano è così, per conoscenza. Per quanto riguarda naturalmente, per quanto riguarda i centri di orientamento, cosa di cui dobbiamo parlare, è chiaro che Lecce è quella che ha la maggior attività. Il centro di orientamento è stato letteralmente fondato, se mi permettete questo termine, dalla dottoressa Silvana Leo, che dirige l'oncologia medica del Fazi, e a cui cedo volentieri la parola subito perché ci illustrerà i dati e l'organizzazione. Centro che non è secondo a nessuno, perché adesso vi dirà Silvana, gli accessi sono già oltre 300. Prego Silvana. Silvana, grazie, ti diamo il benvenuto, grazie. Facendoti complimenti per l'attuazione a Lecce. Ti preghiamo solo di dirci rapidamente, perché le tue prime riflessioni, dobbiamo procedere poi con il grazie per la parola. Mi è piaciuto molto il confronto che ha fatto Giovanni Gorgoni con un cantiere. Il cantiere, il coro è un cantiere, è tuttora un cantiere, e quindi occorrono le risorse, non è che ancora un cantiere si lavora. E quindi io nella progettualità mi sono rifatta alla una struttura, una analisi analitica e una organizzazione per progetto del coro, quindi individuare dei subprogetti, valutare la sequenza temporale di questi obiettivi, quali sono stati poi i settori organizzativi coinvolti, e dare ad ogni attività un codice, indicato poi con un numero oppure una lettera, in modo da rappresentare le varie tappe dell'organizzazione del coro. Tale codice è poi stato utilizzato per identificare appunto l'attività, e così è stato fatto. Vedete, l'organizzazione del coro, analiticamente ci sono state tre problematiche da affrontare: il personale, quindi le risorse, programmare l'attività e anche l'analisi del contesto, cioè prima di creare il coro bisognava capire qual era l'analisi del contesto, quindi personale, come ha detto Salvatore Pisconti, l'organico è quello già rappresentato, quindi io dovevo capire qual era il personale, l'attività da programmare, quindi creazione delle agende informatizzate, perché l'organizzazione è l'elemento più importante, la creazione del registro, la creazione della scheda coro e quant'altro, e la cosa più importante dalla quale poi dipende l'efficacia e l'efficienza del coro è l'analisi del contesto. Non si può partire con un'agenda dedicata se non si ha l'analisi di quello che si è ereditato, e quindi abbiamo avuto la collaborazione massima della radiologia, di tutta la diagnostica, con una ricognizione di tutte le richieste radiologiche preesistenti, con una catalogazione delle richieste secondo le priorità. Quindi vedremo poi come, applicando sempre questo codice in un diagramma, del diagramma di Kant, visivamente potete vedere l'attività nel tempo, quindi il personale in verde, siamo partiti con un amministrativo, si è inserita a marzo l'infermiera case manager, sono diventati due amministrativi nel mese di aprile, mentre non sono stati ancora assegnati un oncologo medico, quindi mi sono dedicata io, lo psico-oncologo, l'assistente sociale, e i volontari invece sono sempre stati presenti, ci sono delle associazioni che sono attive nel nostro centro di oncologia, la Chiave d'Argento e l'associazione Angela Serra. Creazione delle agende informatizzate, sono state create a febbraio, è stato creato il primo accesso coro già dal mese di gennaio, il registro del monitoraggio da febbraio, creazione dei questionari della scheda primo accesso sin dall'inizio. Vedete come la ricognizione delle richieste ha comportato molto tempo, 2 mesi per risistemare circa 500 indagini radiologiche in sospeso. Senza questa fase non sarebbe stato possibile programmare le agende per il coro. Come vedete, siamo ad oggi, al mese di aprile, con la collaborazione di tutti i colleghi, quindi un lavoro di squadra, come diceva Gianmarco, io non faccio altro che guidare una squadra che ho visto nell'ambito dell'oncologia del Fazi di Lecce, ha percepito molto questa necessità e ha dedicato il suo impegno per definire con me degli spazi dedicati per i pazienti oncologici. Quindi organizzazione del coro, personale ne abbiamo parlato, i destinatari sono quelli a noi noti,
è la cosa fondamentale che a Lecce sin da anni, il primo GIP è stato costituito da Nino Di Rienzo nel 2006, esistono già questi gruppi di patologia per i tumori considerati, il paziente con sospetto diagnostico o diagnosi già accertata contatta telefonicamente o si reca presso l'ufficio Goron, qui il personale amministrativo provvede a fissare la prima visita indicando poi l'ambulatorio di patologia, quindi il caso viene discusso, viene accolto dal gruppo di patologia utilizzando l'agenda informatizzata, cioè abbiamo un sistema SGP che è stato integrato col sistema informatizzato dell'agenda generale e ci sono degli spazi dedicati a livello proprio dell'ASL per il coro. È stata istituita quindi la scheda del primo accesso coro, viene compilato, vedete già il paziente, l'amministrativo indica direttamente al medico di riferimento del gruppo di patologia la data anche la data dell'incontro con il medico specialista. Eseguita la prenotazione informatica, il paziente viene registrato all'interno di questo registro prima accessi coro per tenerne traccia, seguire la storia clinica e stilare poi i report, che sappiamo tutti a livello regionale sono richiesti per valutare il funzionamento del coro. E uno degli indicatori del coro, appunto, è la registrazione del paziente nell'ambito del registro. Vedete, questo è il nostro registro, c'è indicato il primo accesso coro, il primo appuntamento, gli indicatori temporali, cioè dopo quanto tempo dalla prima visita viene affidato al medico del gruppo di patologia. Questi sono i gruppi di patologia, utero, polmone, mammella, colorretto e prostato con i colleghi dedicati. E un'altra cosa importante che ho voluto vivamente, ho richiesto all'amministrativo, un file informatico che ci permette di seguire nel tempo l'effettuazione degli esami, quindi in rosso sono i percorsi pending, quindi una volta fatta la richiesta nell'ambito del gruppo di patologia, con questo sistema informatizzato una richiesta di TAC viene seguita nel tempo per il suo controllo. Questi sono i vari questionari come quelli di Salvatore, anche qui abbiamo la scheda di fragilità, il G8 per gli anziani, il questionario umanizzazione e qualità delle cure. E l'inizio della nostra attività risale al 21 gennaio 2019, ad oggi le prime visite sono state 320 e controlli e visite di follow-up. Ti prego, non possiamo essere così analitici perché la discussione del PDTA richiede tempo. Allora, questi sono i numeri, vedete la patologia gastrointestinale sono i numeri maggiori e questi sono i giorni di attesa dal primo accesso a quando vengono accolti nel gruppo di patologia. È un'esperienza importantissima quella fatta a Lecce. Completo con il cantiere. Questo è il cantiere, la mia stanza per tanto tempo, probabilmente prima di Pasqua sarà inaugurato il coro con degli spazi dedicati. E completo questo mio intervento con un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, direzione sanitaria, tutti i colleghi amministrativi e radiologi che hanno contribuito alla realizzazione di questo coro, a Nino Di Renzo e al dottor Rollo che ci è sempre stato vicino. Complimenti anche per il clima che si è creato, abbiamo poi visto tante facce amiche da Rollo che è veramente pioniere di queste attività, quindi è un cantiere la rete, però dove si fanno delle riflessioni importanti e dove si è accesa una discussione di livello elevatissimo e ora proprio per proseguire in questa direzione discutiamo delle regole della ricerca. Abbiamo discusso finora delle regole di accesso i coro. Ora è importantissimo invece parlare di ricerca e su questo terreno sentiamo rapidamente Antonio Moschetta e Evaristo Maiello prima di lasciare la parola all'importante dibattito guidato da Torini, ma Ettore ci ha già detto che si riuscirà a completare anche in mezz'ora rapidamente l'importante discussione dei PDTA in maniera da fare tutto regolarmente entro l'orario previsto. Quindi la ricerca traslazionale che è diventata tanto di moda in quest'ultimo periodo, di cui si è parlato tantissimo, come trasferire quindi al letto del malato i risultati della ricerca sperimentale. Antonio Moschetta, un maestro.
Sì, buongiorno a tutti, grazie Daniele, anch'io i saluti a tutti i presenti, cercherò di essere brevissimo un po' perché i tempi sono stretti e un po' perché questi volti mi sembrano caratterizzati da ipoglicemia e ipossia, quindi a quel punto prima di chiamare qualche medico vero non oncologo conviene terminare in tempo. E, brevissimamente, io immeritatamente coordino il Dipartimento di Oncologia del Varese. E volevo dire due cose su questi dipartimenti. La più importante, che forse è sfuggita ma è stata generata dal metodologo, dal direttore Gorgoni, è che questi sono dei veri e propri dipartimenti aziendali, sono i cosiddetti dipartimenti interaziendali. Noi ci siamo riuniti una volta al mese nell'ultimo anno e io devo testimoniare la presenza dei direttori sanitari, dei direttori generali, delle associazioni dei pazienti che erano sempre presenti con noi. Questo è innanzitutto un nuovo modello di approccio alla sanità che sostituisce quel modello dei DAI che a volte devo dire sono ridondanti, non so, magari in questo istituto di 120 posti letto ci saranno 6-7 DAI. Bene, il vero dipartimento probabilmente è il dipartimento interaziendale, quello che ci dà la possibilità di vedere al di fuori e di provare a scrivere le regole, perché solo conoscendo i numeri e i dati anche al di fuori di casa tua si riesce a fare qualcosa insieme. Quindi il primo approccio metodologico innovativo della rete è stato quello di creare dipartimenti interaziendali. Il secondo approccio innovativo, in cui purtroppo non siamo ancora riusciti ad essere completamente, perché caro Presidente Surico, lei lo sa, io ci sono in coro e c'è chi è un attimino fuori dal coro. Abbiamo fatto tante cose importanti, però le altre non siamo ancora riusciti, riusciremo a breve. Per esempio la trasparenza, che è una mia vecchia fissazione. Quando si prendono questi incarichi non bisogna avere né bandiere né colori, ma soprattutto bisogna parlare da medico e da paziente, perché tutti siamo pazienti. E quindi noi dobbiamo il prima possibile presentare sul sito web i dati della trasparenza per evitare che Antonio Moschetta salga qui a parlare di ricerca e magari non pubblica nulla o non è per nulla una persona che possa avere queste caratteristiche. Quindi sulla trasparenza la rete deve fare ancora tanto, nei prossimi mesi usciremo col sito web. Io voglio che i pazienti da casa debbano sapere quanti pazienti vengono visti, da chi, dove, con quale qualità e magari anche quelli che sono gli outcome, no? Cioè dove vanno a finire questi pazienti dopo aver avuto un intervento chirurgico o dopo aver eseguito una chemioterapia. Da questo punto di vista la ricerca, e lo sentiremo adesso dal collega Evaristo Maiello, è molto importante. Non si può continuare a pensare che il paziente, per sapere chi ha uno studio sperimentale di seconda o terza linea, deve migrare da studio a studio di paziente. La rete deve caratterizzarsi con la trasparenza e offrire pubblicamente attraverso un click la conoscenza a tutti di dove sono gli studi sperimentali per tipologia di tumore e per esperienza. E questo, chi mi conosce lo sa, sarà una guerra personale, così come la seconda guerra sarà quella degli screening, perché siamo avanti su alcuni screening, ma come noi sappiamo stanno partendo adesso, ma siamo ancora quasi a zero per gli screening del colon retto. E questo non fa onore ad una rete che deve puntare su trasparenza e vicinanza al paziente. Ricordo a tutti, soprattutto a noi medici, che il paziente potrebbe non essere medico, ma il medico sicuramente sarà paziente, nonostante tutti quelli che sono ovviamente gli accorgimenti che voi utilizzerete in questo momento. E voglio dire due parole sulla ricerca traslazionale. Perché la ricerca traslazionale? Noi abbiamo avuto un'idea, e in questo io devo ringraziare il dottore Attolini, il dottore Gorgoni, Surico, e l'idea è stata quella appunto di fare un centro unico per gli studi sperimentali. Questo soprattutto per la trasparenza, per permettere a tutti di sapere, ma anche perché è giunto il momento che quando gli studi sperimentali vengono finanziati si possa anche utilizzare e dirottare i fondi dei finanziamenti degli studi sperimentali per la ricerca no profit indipendente, perché questo potrebbe essere forse il momento di più grande eleganza culturale nonché di coscienza da parte dei colleghi medici, cioè un centro unico di ricerche sperimentali che possa pertanto utilizzare i fondi che la legge prevede per gli studi sperimentali e inviarli, insieme a quello che ha detto il Presidente della Regione, a creare quegli studi no profit di ricerca indipendente di cui tanto il nostro Paese in questo momento
soffre. Quindi l'impegno quale deve essere? Deve essere di far sì che nella ricerca traslazionale, come ha detto il direttore Surico, si tolga la parola, o meglio il pronome io, e si inserisca il pronome noi. Ma questo deve essere un fatto vero. Vede, direttore, il narcisismo è una malattia infettiva e che sta crescendo sempre di più perché si sta aggiungendo al feticismo del ruolo, cioè nessuno riesce prima a comprendere se quel ruolo per cui aspira o a cui aspira è veramente consono alle proprie attitudini e alle capacità. Quindi questa rete deve servire a moltiplicare gli spazi e non certo a lottare per creare un'occupazione costante di nomi e di ruoli. Io credo che il Dipartimento di Oncologia del Varese, con questo IRCS oncologico a cui mi lega veramente una vicinanza da sempre, insieme all'IRCS di Castellana Grotte che si occupa di metabolismo, di gastroenterologia e di nutrizione, insieme al Policlinico di Bari e all'Università di Bari, che deve fare un salto un attimino di intelligenza, che è quello di aprire porte e finestre, forse toglierle proprio, perché senza porte e finestre ovviamente si creerebbe una osmosi culturale notevole. E questo anche al Miulli e alla ASL Bari, che rappresenta il nostro punto di riferimento. Io credo che la ricerca traslazionale deve vedere tutti i colleghi impegnati, la Puglia da questi incredibili numeretti, che anche a me non piacciono, no? Il fattore di impatto, l'indice di ISH o l'H index, tutti questi numeri che ci giudicano, comunque vede la Puglia, soprattutto, devo dirlo, la terra di Bari, i primissimi posti in Italia tra il numero di ricercatori e produttività. Ora continuiamo così, ma creiamo sistema, perché rete significa sistema, togliamo i nodi, inseriamo quelli, togliamo i nomi, inseriamo i nodi, e quindi poniamo nella rete di ricerca transazionale anche gli istituti di ricerca come il CNR e tutti coloro